La sfida per me è sicuramente un aspetto fondamentale, ti porta a confrontarti con i tuoi limiti e a capire come superarli. Da qualche anno mi sono avvicinato alla disciplina del triathlon, il momento in cui io corro o nuoto è il momento in cui ho le idee migliori. Un'analogia che può funzionare tantissimo è quella che c'è tra una maratona, ad esempio, e un progetto di ricerca. Come la ricerca ti porta comunque a confrontarti con le difficoltà e con i limiti. Non bisogna scoraggiarsi quando magari ci sono tanti chilometri da fare o quando magari il risultato di questa ricerca appare ancora lontano. Bisogna concentrarsi sul singolo momento, fare una singola cosa per volta e andare avanti, fiduciosi che prima o poi si arriverà. Non bisogna limitarsi a pensare a solo quello che noi da soli possiamo fare, ma nel momento in cui noi ci confrontiamo con chi è accanto, questo alla fine diventa uno stimolo per noi per far meglio. Non importa chi è più forte e chi arriva prima, l'importante è che insieme cerchiamo di andare avanti e di portare avanti un'idea, così come nella ricerca. Per questo io dico, lo sport e la ricerca non sono due cose così diverse. Neanche avevo finito l'università, già sapevo che avrei voluto dedicarmi alla ricerca. E tra tutti i laboratori, in realtà, sono stato estremamente affascinato da quello del professor Di Fiore, dove ho potuto fare un percorso di dottorato incentrato sullo studio dei geni del cancro. Io mi ritengo forse un miracolato, perché anche nel momento in cui di nuovo stavo lasciando il paese per trovare delle opportunità, ne ho ricevuta una, grazie a Bruno Amati e grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia. Ho potuto mettere su un piccolo gruppo di ricerca di cui adesso sono veramente orgoglioso, perché è fatto di ragazzi giovani che credono in questo lavoro e che assieme a me, attraverso quello che io posso definire veramente un lavoro di squadra, portano avanti queste idee, questa ricerca. Siamo riusciti a ottenere fondi internazionali, ci hanno invitato all'estero a parlare, a presentare i nostri studi e quindi, pur rimanendo in Italia, devo dire che io sono riuscito a fare qualcosa che non sarei stato in grado di fare altrimenti. AIRC è stata sempre un punto di riferimento per tutta la scienza. Io ho avuto prima una borsa di dottorato quando lavoravo dal professor Di Fiore, finanziata da AIRC, che è stato, diciamo, il mio primo finanziamento autonomo. Ti fa sentire comunque sostenuto anche nei momenti difficili, perché vuol dire che non sei solo tu che ci stai credendo, ci sono le persone che lavorano con te, ma ci sono anche tutte quelle che hanno permesso, grazie alla raccolta fondi e lo stanziamento dei finanziamenti, di poter andare avanti. E questo credo che sia una delle cose più importanti di cui noi veramente dobbiamo essere grati ad AIRC e a tutta la gente in Italia che sostiene la ricerca in questo modo.